ordinatissime, collocate con precisione millimetrica su mensole, scaffali, mobili, vetrinette. Sono 40.000 le bottiglie di ogni genere e dimensione che fanno parte della collezione, la più grande d'Italia, del biellese Roberto Barbera, una passione la sua nata 42 anni fa. Quando i compagni andavano a far colazione o si prendevano la caramellina, perché allora colazione non è che si poteva proprio interpretare come adesso, io guardavo e risparmiavo per potermi prendere i primi botticini che c'erano ancora, purtroppo quelli che costavano meno, plastificati alle 50-100 lire. Bottiglie di vini e liquori, le tipiche Mignon, quelle americane degli anni del proibizionismo, quelle dei marchi che hanno fatto la storia anche sociale dell'Italia. Partiamo dal 1933, sigillo Regno Sabaudo con i fasci, fino al 50-52, sigillo Stella, a fine dell'esaurimento scorte, subentrò poi la fascetta. In Italia sono 600.000 i collezionisti di bottiglie, per loro esiste anche una rivista ufficiale e poi ci sono gli scambi online e dal vivo. Ognuno porta la sua scatola, ognuno porta i suoi pezzi, e come un po' nella numismatica, che ci sono queste fiere della numismatica e uno o può acquistare o può scambiare. Un settore, quello del collezionismo delle bottiglie, che non conosce ancora la concorrenza cinese, ma, dice l'esperto, attenzione alle fregature. Non è un mercato che ci può essere un valore nel senso di acquisire. Loro fino adesso fortunatamente non sono mai arrivati.